Benvenuti a Fake Republic, Fake News, Fake Views, il lungo viaggio nel complesso mondo della disinformazione e della guerra non lineare. Io sono Livia Ponzio, media consultant ed esperta di disinformazione e di propaganda. E io sono Marta Ottaviani, giornalista esperta di Russia, Turchia, ho scritto il libro Brigate Russe, la guerra occulta del Cremlino contro l'Occidente. Livia carissima, dovremmo inaugurare una nuova rubrica all'interno della nostra Fake Republic. Ah sì, quale? I grandi scoop di RT. Ah vabbè, Russia Today, fantastico. Russia Today, che è questo canale, diciamo, è l'apoteosi degli strumenti di propaganda russa all'estero, quindi lasciami ricordare ai nostri ascoltatori, ai nostri spettatori, che cos'è Russia Today. Russia Today è appunto il canale di propaganda internazionale del Cremlino. Nasce nel 2005, probabilmente in preparazione dell'invasione della Georgia, che spero sarà un argomento di cui parleremo. Il peccato originale del quale noi in Occidente non ci siamo occupati come avremmo dovuto. Dunque nel 2005 Rianovosti TV decide che deve avere un braccio che riesca ad allungare i suoi tentacoli globalmente, per globalmente intendo nel mondo occidentale. Fonda Russia Today nel 2010, 5 anni dopo, fonda RT Russia, chiuso tra l'altro nel 2022 con l'invasione appunto dell'Ucraina. Come ricorderemo, Russia Today è stato bandito anche sul territorio europeo così e americano. Nel 2007 nasce Russia Today France, 2014 UK e Germania, anzi 2014 UK e Germania, 2017 Francia. Tutti, come dicevo, i canali di Russia Today in Occidente sono stati chiusi, ma ahimè rimangono i canali arabici, Russia Today Arabic e Russia Today Espanol, Spagna. Russia Today Turchia, perché è Russia Today. Mica togliere la Turchia, esatto. Alleato. Voglia che non sia mai Erdogan possa farsi mancare nulla di quello che è, diciamo. Ma in realtà poi è interessante, perché spesso Russia Today e anche l'agenzia Sputnik, la Turchia di Erdogan, qualche bordata la tirano, ma è il gioco delle parti tra due, come dire, una coppia un po' litigiosetta, diciamo così. Esatto, esatto. Dicevo di RT, Livia, perché proprio quando ero in Russia, veramente adesso dovrebbero i nostri spettatori vedere le immagini, stavo seguendo la diretta delle elezioni, tu chiamale se vuoi elezioni come recita il titolo di questa puntata, e mi compare una grande esclusiva di RT, secondo la quale Leonid Volkov, il braccio destro di Alexei Navalny, sostanzialmente il dissidente russo morto oltre il circolo polare artico, ancora non si sa come, ma certo non di morte naturale come dice Mosca, non è stato aggredito come vuole la versione ufficiale, ma avrebbe pagato qualcuno per farsi picchiare. I nostri spettatori avranno visto insomma le foto, voi ditemi se uno si fa conciare in questa maniera. Ed è interessante, cara Livia, perché non dimentichiamo che anche di Alexei Navalny proprio canali Telegram vicini a RT avevano detto che Navalny si era avvelenato da solo, quindi questo proprio per farvi capire che credibilità abbia questa emittente, come la maggior parte del sistema russo, soprattutto televisivo, e come i russi vivano in una realtà di news completamente ribaltata. Figuratevi che Russia 24, anzi Russia 24, il giorno delle elezioni ha inquadrato le lunghe file ai seggi davanti alle ambasciate, dicendo che si trattava di persone pronte ad andare a votare per le elezioni, e invece erano quelli che stavano partecipando al mezzogiorno contro Putin, indetto proprio da Navalny prima di morire e rilanciato da sua moglie Yulia come forma di protesta. Quindi insomma veramente credibilità ai massimi livelli. Ma infatti Russia Today è proprio Russia Today, Sputnik e i canali Rianovosti, TASS, quelli storici, sono i campi in cui, diciamo, il Cremlino ara le sue operazioni di disinformazione, e da dove addirittura partono teorie della cospirazione che colpiscono l'Occidente
da tutti i lati e creano i problemi che abbiamo visto e di cui parleremo nel corso, diciamo, delle nostre puntate. Però torniamo al soggetto della nostra puntata. Marta, tu eri in Russia per le elezioni. Raccontaci un po' cosa è successo, come ti sei trovata, insomma, come ti sei sentita in Russia da giornalista che riportava sulle elezioni. Ma allora, anzitutto non basta votare per poter definire un processo democratico che in Italia, insomma, nel mondo occidentale conosciamo come elezioni tale. Non è vero che il popolo che vota ha sempre ragione, dipende come lo si manda alle urne. Per quanto mi compete, il mio soggiorno a Mosca è stato un soggiorno molto prudente, era pieno di polizia ovunque, ma la cosa più interessante mi è arrivata, a parte il fatto la fatica per ottenere il visto, e so che ad alcuni giornalisti non è stato neanche concesso il visto stampa, intendo dire, ma poi ecco il trattamento che ho subito in aeroporto, dove sono stata quasi un'ora in una stanza della polizia, rispondendo a domande da parte di più persone, peraltro continuavano a farmi le stesse domande, con quell'altro di fianco che gli volevo dire: signori, o volete vedere se mi contraddico o siete un po' ripetitivi, ma io ero molto tranquilla perché insomma sapevo quello che stavo dicendo. E poi mi hanno chiesto il numero di cellulare, mi hanno detto: guardi, guardiamo la sua rubrica e la sua galleria fotografica. E io gli volevo dire: figuratevi se i numeri che possono essere davvero pericolosi per me e per le mie fonti li tengo sul cellulare, ma anche qua fa niente. E poi c'è stato questo momento particolarmente antipatico, diciamo, in cui mi hanno preso il numero di email del cellulare. Io non so come funzionino le procedure nel nostro paese, però ecco, ho una esperienza in Turchia lunga quasi 20 anni, il numero di cellulare in Turchia non me l'ha mai preso nessuno. È anche però vero che in Turchia devi registrare il tuo cellulare alla polizia quando arrivi dopo un tot di mesi. Quindi insomma è stato chiaramente un momento poco simpatico. Io a quel punto ho chiesto di poter chiamare la mia sede, la mia rappresentanza diplomatica. Loro mi hanno detto che non avevo nulla da temere, ma attenzione Livia, mi è andata benissimo, perché io sono stata dentro circa un'ora. Altre emittenti europee sono state tenute 7 ore ad aspettare, quindi insomma voglio dire anche un po' una mancanza di rispetto nei confronti degli altri. Per il resto, come ho visto la società russa? Ma io ho visto la società russa molto apatica, a parte quella piccola percentuale di eroi che appunto vogliono una Russia diversa, non necessariamente una Russia filo europea, ma neanche la Russia dove insomma il paese in cui vivono adesso, sempre più nazionalista e sempre più in guerra con tutto il resto del mondo. Ho visto anche una Russia molto fiera, molto tronfia della riconquista della Crimea. Credo che se per il Donbass i sentimenti dei russi siano tutto sommato neutri se non inesistenti, a parte chiaramente lo zoccolo duro che sta con Putin, sulla Crimea c'è una compattezza del popolo che mi spaventa veramente. E sicuramente non ho visto elezioni democratiche, l'ho scritto nei miei pezzi, ma bene ripeterlo anche stasera che siamo in onda: almeno il 40% delle schede, secondo una Novaya Gazeta, che è appunto il quotidiano russo il cui direttore Dmitry Muratov ha vinto il Nobel nel 2022, appunto almeno il 40% delle schede sarebbero false. Molte schede erano compilate in maniera così identica da sembrare fotocopiate, su molte schede sono stati scritti insulti a Putin, su tante schede sono state messe foto di Navalny. Ci sono stati il primo giorno attacchi ai seggi, una cinquantina di seggi in tutto il paese. Questa è una cosa che in Russia non si era mai vista, segno che c'è una tensione strisciante che cova, ma che purtroppo anche lì, come insomma, per parafrasare il titolo di un film, morto un Putin se ne fa un altro, nel senso che in mancanza di un assetto realmente democratico è difficile poi trovare un'alternativa a questo leader. E come dico sempre io, Putin probabilmente non avrà un successore, avrà un sostituto. Esatto. Marta, mi vengono in mente due domande. Prima però diciamo ai nostri spettatori non tanto tecnologici perché è grave che ti abbiano fatto tutti quei controlli, ma soprattutto il codice IMEI, perché il codice IMEI
su un telefono è il codice unico, non ce n'è uno uguale, che identifica proprio il tuo telefono ed è come una chiave, diciamo, di accesso al tuo telefono, ai dati, ogni dato possibile e immaginabile che c'è sul tuo telefono. Le domande che mi vengono in mente ascoltandoti sono fondamentalmente due. Una su Volkov, cioè te le faccio una dietro l'altra. Allora, su Volkov, diciamo, Putin quasi non ha più bisogno di elezioni, diciamo, per essere confermato. Quindi, perché da un lato vuole celebrare il rito, vuole mettere su una facciata di ritualità democratica alla sua conferma, alla leadership della Russia, che in tutto e per tutto possiamo dirlo, una dittatura, difatti, giustamente dici tu, non avrà un successore ma un sostituto. E poi, sempre sulla scia di questa domanda, perché non solo ha avuto bisogno di elezioni, di fare insomma questo spettacolo delle elezioni, ma perché ha voluto inscenare un attacco verso il numero 2 di Navalny, dopo che Navalny ormai era stato eliminato, non c'era più. Allora, sono due domande molto importanti queste, Livia. Rispondo subito alla prima. Putin vuol comunque passare come leader eletto dal popolo e come leader che gode di grande consenso, anche perché non ce lo dimentichiamo mai e assolutamente evidenziamolo in tutti i colori possibili e immaginabili. Putin non si accontenta di essere in conflitto perenne dell'Occidente, con l'Occidente. Vuole rappresentare il nuovo modello da seguire per l'Occidente, anche nella gestione dei vari paesi. C'è un'intervista bellissima che l'allora corrispondente del Financial Times fece ad Henry Foy, fece a Vladislav Surkov, è credo l'intervista del 2020, la cito in Brigate Russe comunque, e a un certo punto Volkov gli dice: guardi, alla fine tutti saranno costretti ad ammettere che il putinismo è il miglior modo per gestire il paese, quindi sostanzialmente una democrazia molto controllata. Già non si poteva parlare di democratura quando è avvenuta questa intervista, figuriamoci oggi quando siamo in una dittatura fatta e finita. Però attenzione, e questo lo dico anche insomma col cuore in mano ai nostri spettatori, quando sentite di uomo forte al comando e quando sentite appunto gente elogiare dittatori come Putin, come Erdogan, uomini forti al comando dove nei quali paesi va tutto bene, uno nei loro paesi non va tutto bene, due, beh insomma il prezzo da pagare per avere l'uomo forte al comando può essere molto elevato. Per quanto riguarda la tua seconda domanda, importantissima per due motivi. Il primo, il fatto in sé: Putin non si accontenta di aver ammazzato Navalny, non si accontenta del fatto che sostanzialmente il movimento di Navalny, la dirigenza almeno, sia all'estero, quindi molto meno efficace rispetto a prima. Lui vuole sopprimere tutto. Vuole sopprimere tutto e vuole che non rimanga assolutamente nulla, nemmeno se è sicuro che questi non possono più impensierirlo. E poi un'altra cosa molto importante, anche questa sottolineiamola in tutti i colori possibili e immaginabili: essere all'estero non vuol dire essere al sicuro. Volkov è stato colpito mentre si trovava a Vilnius, dove risiede insieme ad altri membri del gruppo dirigente del fondo anticorruzione di Navalny. Il sottotesto è: non vi preoccupate, se io vi considero miei nemici, vi trovo dove volete. Attenzione, perché molto spesso ci sono persone delle comunità russe all'estero, anche in Italia, che minimizzano la condizione del loro paese, che comunque dicono sì, ma insomma il popolo russo però è buono, non sono tutti con Putin, eccetera. Attenzione, perché può darsi che parlino anche, o perché sotto ricatto direttamente, un po' per orgoglio nazionale, i russi sappiamo che ne hanno parecchio, tanto che negano spesso l'evidenza, e un po' proprio perché sanno che Putin li raggiunge dove vuole.
Esatto, grazie Marta. Sì, è proprio, sembrava almeno, insomma, dall'esterno sembrava proprio un avvertimento, come per dire, state buoni, questa opera teatrale chiamata Elezioni deve passare senza nessun disturbo, ovunque voi siate posso venirvi a prendere, per cui fate i bravi. E difatti, diciamo, questa grande sceneggiata delle elezioni è una cosa su cui la dittatura putinista non investe soltanto diciamo a casa, ma sulla le operazioni di interferenze anche nelle elezioni, diciamo, su territorio europeo, americano. Credo che faremo proprio una puntata anche proprio su quello, a partire dal 2016 fino alla prossima elezione di quest'anno, del 2024. Il putinismo investe risorse enormi nelle operazioni di influenza sulle elezioni. Ecco, l'ultima domanda che ti voglio fare, Marta, secondo te usa solo la disinformazione, diciamo, e vediamo come, diciamo, sta già riscaldando i motori per le tornate elettorali europee qui da noi in Italia. Usa solo gli strumenti della disinformazione o sta mettendo in campo tutti gli strumenti della guerra non lineare? Ma sicuramente mette in campo tutti gli strumenti della guerra non lineare. Non è un caso che mentre ero in Russia, un noto cantautore fosse al Cremlino per tenere un concerto, perché appunto voleva parlare di pace. Poco tempo prima un noto street artist e una nota, insomma, un tempo molto nota attrice erano a Mosca anche loro, proprio non a Mosca, a Sochi. Beh, è chiaro che questo è fatto per disturbare l'opinione pubblica italiana e nel frattempo far vedere però ai russi come la Russia sia molto meno isolata di quanto l'Occidente brutto e cattivo voglia fare credere. Vi ricorderete anche il caso della studentessa universitaria Mosca che insomma si è prodigata in una serie di lodi al presidente russo. Ecco, le domande quando un presidente, qualsiasi presidente, va in una università vengono concordate prima. Non è che il primo che vuole alza la mano e gli fa la domanda, figuriamoci poi in Russia. Che sia stata scelta una giornalista italiana una studentessa italiana è davvero una coincidenza molto singolare. Quindi, insomma, attenzione, coltivare sempre il dubbio. E poi non ci dimentichiamo, cara Livia, che oltre alle influenze, diciamo, sull'opinione pubblica ci sono le influenze a più alto livello e ci sono sempre le buone care vecchie spie, insomma, delle quali anche qui la Russia ha un'esperienza decennale, e di questo parleremo nella nostra prossima puntata con il libro di Antonio Talia, La stagione delle spie, indagine sugli agenti russi in Italia. Se qualcuno ha domande, suggerimenti, difficoltà e argomenti di cui vorrebbe sentir parlare, scriveteci pure a info@fakerepublic.net. E adesso Livia cita pure anche tutte le piattaforme sulle quali siamo, che l'esperta dei social sei tu. Esatto, allora ricordo a tutti che nella descrizione qui sul canale YouTube ci sono i link alle cose di cui abbiamo parlato nella puntata per gli approfondimenti. Seguiteci su YouTube, ma non solo, su tutte le piattaforme social, su Twitch, che è la piattaforma più giovane, ma anche su Instagram, TikTok, Twitter, oggi conosciuto come X, Facebook e compagnia cantando. Trovate sempre tutti i link nella descrizione del video sotto, e iscrivetevi alla piattaforma e ricordate sempre di stare molto attenti, perché fake news. Niente, io ero partita subito di slancio, tra le altre cose poi, cara Livia, un domani, perché già me li sentono quelli, ci hanno censurato, non possiamo più vedere RT e leggere Sputnik, manco fossero questi grandi, insomma, portatori di contenuti, però insomma, ecco, un giorno faremo anche un bel discorso su che cosa debba essere giudicato censura e cosa no, ma ne abbiamo, Livia, da parlare, ne abbiamo. Intanto, sì, appunto, sì.
fake news, fake views, ci vediamo alla prossima puntata. Ci vediamo alla prossima puntata. Arrivederci a tutti e grazie.